Palla romana. Dice domani si dice, dice cose, no? Che cosa dice? Si parla tanto, del rischio il governo, la maggioranza. Allora, abbiamo detto per avete scritto per giorni che Italia Viva era finita, che non c'era più futuro per questo, questa nostra scommessa. Abbiamo visto che anche oggi ci sono due nuovi ingressi, quindi Italia Viva è molto più forte di quello che avete raccontato in questi giorni. Non ve ne faccio una colpa. Però il pensiero unico di tutti voi era Italia Viva, non avrà i numeri, ci sono i responsabili, eccetera. Perché se il Presidente del Consiglio ha, come ha fatto credere Palazzo Chigi e il portavoce del Presidente, i numeri per andare avanti senza di noi, va benissimo. È la democrazia parlamentare, quindi non dobbiamo essere per niente arrabbiati o preoccupati, anzi facciamo un grande in bocca al lupo. Se invece questi numeri non ci sono, verificheremo in Parlamento quello che c'è da fare, perché da quando il benedetto maledetto referendum ha impedito agli italiani di poter cambiare pagina, ormai siamo sempre di più nelle mani di una democrazia parlamentare che vede in Parlamento nascere nuovi governi e ottenere la fiducia. Per me il Presidente del Consiglio deve lavorare, nessuno di noi ce l'ha con lui. Noi abbiamo detto che sulla giustizia non siamo d'accordo. Abbiamo detto al Presidente del Consiglio che sull'economia c'è bisogno di darsi una mossa, perché la situazione del Paese è molto, molto difficile, in particolar modo con il quadro internazionale. Io da ex premier e da persona che un po' gira per il mondo dico che sono un po' preoccupato per i numeri dell'Italia a livello economico. È un'opzione il sostegno esterno al governo? No, l'ho già detto, lo ripeto, questi sono termini che andavano bene nella cosiddetta Prima Repubblica, l'appoggio esterno e interno. Sono cose che non hanno senso oggi, o stai dentro o stai fuori. Noi non abbiamo mai detto di voler star fuori. Abbiamo letto sui giornali che volevano sostituirci. Se vogliono sostituirci, cosa fanno i giocatori? Se l'allenatore li richiama in panchina, diciamo bene, entri il sostituto. Ma non venire al CDM come la domanda, la domanda è capire se ci sono o non ci sono, se c'è o non c'è il sostituto. Quanto alla questione di cui parla lei del Consiglio dei Ministri sulla giustizia, noi abbiamo detto ormai da tempo che non eravamo d'accordo sulla proposta del ministro Bonafede. Si è detto senza polemiche, non è che siamo isolati noi, gli avvocati sono contro, i magistrati sono contro, non è mica facile mettere tutti insieme avvocati e magistrati contro. Lei vuole qualche un altro premier? Io voglio semplicemente che l'Italia si metta a correre. Qual è il suo disegno? Qual è il suo disegno? Il suo obiettivo qual è? L'Italia finalmente si mette a parlare di cose serie, non di queste discussioni. È una settimana che vedo le discussioni su dove va a sciare Renzi. Con tutto il rispetto, non mi pare che sia l'argomento principale, o il carattere, o le consuete discussioni che abbiamo fatto in questi giorni. Bisogna mettere finalmente mano ai cantieri da sbloccare, bisogna finalmente dire che ci vuole il lavoro e non i sussidi. Dopodiché sulla giustizia abbiamo opinioni diverse, è normale. Nessuna polemica da parte nostra verso il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio e il suo portavoce ha detto cambieremo la maggioranza, hanno detto che volevano buttare fuori Italia Viva. Italia Viva c'è, se poi ci sono altri più bravi di noi, più numerosi di noi, evviva, buon lavoro. Se adesso vi lasciate andare, vi allargherete ancora, sono previsti nuovi arrivi? Secondo me sì, però stasera, siccome da una settimana sentiamo dire, leggiamo sui giornali che ci sono persone dei nostri che se ne vanno, e molti di questi ragazzi il cui nome è stato scritto nei giornali sono rimasti anche male, perché sono amici, è stata una incredibile campagna di mistificazione a senso unico. Semplicemente ci siamo detti facciamoci una cena, stiamo insieme, perché anche se non sembra, noi siamo persone che prima di condividere una passione politica condividiamo dei valori umani, e quindi è semplicemente una cena. Stasera è qui anche per tranquillizzare i suoi parlamentari, che non staccherà la spina? A me sembra che quelli da tranquillizzare siano più i giornalisti che i parlamentari. Lo dico col massimo rispetto per il vostro lavoro, che spesso è influenzato non da voi, ma dalle... Abbiamo visto molte dichiarazioni questi giorni. Ma influenzato dalle veline. Sai, in un paese nel quale i giornalisti sono stati rincorsi da persone che oggi fanno parte della maggioranza, ma anche da persone che stanno all'opposizione, rispettare il lavoro dei giornalisti è una cosa importante. Tuttavia, le veline c'erano sotto il fascismo. Prego? No, ricordiamo che le veline c'erano sotto il fascismo. No, le veline sono tante cose. Le veline, è per chi ci segue da casa, sono innanzitutto quelli di Striscia la Notizia. Poi ci sono le veline giornalistiche che nel corso della storia da sempre delle istituzioni mandano, vale a dire delle informazioni per le quali uno dice io la vedo così, la vedo così, che è legittimo.
che un palazzo, un'istituzione possa in qualche modo cercare di indirizzare la propria comunicazione. Quello che sorprende è che tutti voi avete scritto che i parlamentari di Italia Viva erano preoccupati. Non è così. Una considerazione sulla legislatura. Noi viviamo un tempo strano nel quale si è persa l'occasione di fare una vera democrazia decidente, una democrazia dell'alternanza col referendum del 2016. E quindi viviamo con costanti cambi di maggioranza. Abbiamo un Presidente del Consiglio che ha firmato i decreti Salvini e poi adesso sta con Zingaretti, segno evidente, mica solo lui naturalmente, che c'è una certa facilità di cambiare governi se non di cambiare idea. E noi stessi siamo parte di questo grande gioco. Anche lei cambia idea, no? Noi stessi siamo parte di questo grande gioco. Perché io ho cambiato idea sul governo con i 5 Stelle? Perché pur pensando tutto quello che voi sapete dei 5 Stelle, continuo a pensarlo ancora oggi e loro continuano a pensarlo ancora oggi, io pensavo che nel mese di agosto del 2019 il tentativo di Salvini di mandare il paese a votare poteva essere un tentativo veramente pericoloso per la nostra appartenenza all'Europa, perché secondo me il disegno di Salvini di allora era: si va a votare, si prende la maggioranza assoluta, si ottiene il quorum, il consenso sufficiente ad avere una modifica costituzionale senza referendum e si lancia un referendum sull'euro. Io trovo che questo tipo di strategia che Salvini aveva la giudico particolarmente pericolosa. Abbiamo dunque bloccato quel disegno, abbiamo fatto un governo con i 5 Stelle, abbiamo evitato l'aumento dell'IVA. Vorrei segnalarvi che in Giappone hanno aumentato l'IVA e il PIL è crollato del 6,3%, perché qui si parla sempre di cosette, ma mi piace ogni tanto allargare lo sguardo. Il Giappone ha aumentato l'IVA meno 6,3%. Il Giappone ha caratteristiche economiche simili alle nostre, un debito molto alto, una situazione demografica complicata. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che noi abbiamo ottenuto dei risultati, non siamo usciti dall'euro, abbiamo evitato l'aumento dell'IVA. Adesso bisogna decidere che cosa fare da grandi. Vale innanzitutto per il governo Conte: noi non abbiamo mai messo in discussione l'appartenenza a questa maggioranza, lo ha fatto il Presidente del Consiglio con parole molto dure, secondo me anche spiacevoli, io ho parlato di farlo da dietro. Abbiamo detto che il Ministro della Giustizia deve cambiare la propria linea sulla giustizia, in ogni caso su tutte le questioni discuteremo in Parlamento, dove da quello che ci risulta il Presidente del Consiglio vuole ripartire e noi siamo pronti a ragionare, a riflettere insieme. Dopodiché, l'ultima, ma se non andate al Consiglio dei Ministri, no? In una logica di coalizione, lei come la intende la logica di coalizione, se non una trattativa, anche se estenuante, fino alla morte su un accordo? Se non va al CDM vuol dire che l'accordo non è raggiunto. Quel testo lo so se che mi voi... Se fa rispondere alla domanda, le rispondo ma così, perché rispetto alla sua opinione e, come dire, la passione con la quale ella non fa una domanda ma esprime un giudizio politico. No, vorrei segnalarle con molta tranquillità che la storia della politica è piena di ministri che non hanno partecipato ai consigli dei ministri quando non erano d'accordo. Perché i ministri non partecipano? Per evitare la spaccatura nel CDM. Il CDM, se lo lasci dire da chi qualche mese ci ha partecipato, il Consiglio dei Ministri è un organismo che solitamente, quasi sempre, decide all'unanimità, non a maggioranza, non vi sono spaccature nel CDM. Quando non si è d'accordo si preferisce non partecipare per non mettere a verbale un voto in dissenso. Detto questo, che attiene alla tecnica istituzionale e al galateo comportamentale di un esecutivo, il punto politico è uno: noi pensiamo che dire, come ha detto Bonafede, che non ci sono innocenti che vanno in carcere sia una assurdità giuridica. Ogni giorno vanno in carcere 3 persone innocenti. Nello scorso anno più di 1000 innocenti, negli scorsi anni, la media di persone che sono state giudicate innocenti dopo essere state carcerate supera le 1000 unità. Questo vuol dire ogni 8 ore c'è un innocente che finisce in carcere. Lo Stato italiano ha pagato 760 milioni di euro, 760 milioni di soldi vostri, per gli errori giudiziari. Allora, avere un atteggiamento giustizialista è non solo una follia, ma anche un concetto, a mio giudizio, profondamente sbagliato per il Paese. Abbiamo rimarcato questo, l'abbiamo rimarcato sulla prescrizione e abbiamo fatto la nostra battaglia. Detto questo, Italia Viva è presente, nonostante le segnalazioni e le sollecitazioni
ha dei numeri che sono forse inattesi da parte vostra, ma non da parte mia, e di conseguenza con molta umiltà, con molta tranquillità, ma anche con molta decisione, andremo a dire quello che pensiamo, perché noi non faremo mai quello che fanno gli altri di lisciare il pelo dicendo le cose che la gente si vuole sentire dire. Io mi posso permettere il lusso di dire la verità e di essere franco e trasparente fino in fondo. Adesso però, visto che mi devo permettere questo, io penso che adesso voi mi abbiate il diritto. Dopo 10 minuti voi avete il diritto di fare tutte le domande, ma io ho il dovere di andare a mangiare. Quindi con permesso, grazie mille. Grazie. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Vai. Grazie.